Allora, un altro grande successo per la Lilt in tema, insomma, di sicurezza alimentare, perché come sappiamo, insomma, è un grosso punto riguardo la prevenzione. Sì, perché prevenire è veramente vivere e deve iniziare assolutamente da piccini, perché i bambini sono perfetti insegnanti per gli adulti. Ogni volta che qui hanno fatto il corso riguardante la verdura piuttosto che il pesce, piuttosto che il pane, piuttosto che i legumi, alimenti che magari sono persi nella quotidianità, vuoi per tempo, vuoi per qualsiasi cosa, hanno riportato delle nozioni che hanno speso a casa e hanno poi costretto i genitori a farseli rifare o comunque a coinvolgere nella produzione di un piatto che poi alla fine è un piatto sano. Quindi i bambini veramente sono una forte potenza per riuscire comunque a insegnare agli adulti. Voi cosa avete preparato? Abbiamo preparato patate, verdure, cipolla, carote, sedano, cavolo nero, insalata. A che servono? Servono al minestrone. Per i minestrone. A posto, portalo, vai! Come ti chiami? Matilde. Vai, facci vedere un po' queste belle verdure, vai. Allora, tra le verdure io ricordo... Le porti là? Sì. Il cavolo nero, la bietola, che sono fondamentali. Anna. Quanti anni hai? 7. Senti, ma le hai tritate proprio te con le tue manine, quelle verdure? Sì. Senti, ti piacciono però le verdure, la verità, le mangi? Sì. Quali? Tutte! Ah, sei proprio brava! Come ti chiami? Elena. Anni? 9. Senti, che cosa hai, cosa riporti a casa da questa giornata? Che cosa hai imparato? Ho imparato ad affettare le cipolle. Senza piangere. Senza piangere. Senti, ti sei divertita in questa giornata? Molto. Perché? Perché mi piace tanto cucinare. Sì, e che cosa cucini di solito? A casa tipo aiuto la mamma e il babbo a cucinare tipo, non lo so, la pasta, allora, a tagliare le cose. Okay. Piatto preferito? La pizza.